benvenuti in una mia nuova recensione Penny Books. Il book di oggi è La tredicesima fata, sempre della collana Zoom, pubblicato da Bianco e Nero Edizioni, scritto da Kay Umansky, illustrato da Stefano Tambellini e tradotto da Francesco Piperno. Adesso di questo libro, cioè come vedete, in questo libro vi leggerò la trama, che è abbastanza corta. Ve lo dico io come sono andate veramente le cose. Sto parlando di quella faccenda della bella addormentata. Mi sono presa la colpa per anni e, lo ammetto, non si dovrebbe giocare con le maledizioni, specialmente quando ci sono di mezzo i bambini. Ma quel giorno ero su tutte le furie. E adesso vi racconterò il libro. Allora ragazzi, adesso vi racconterò il libro. Allora, questa storia parla di una fata che di solito dovrebbe essere cattiva, perché questa storia è più o meno su, sapete, la principessa Aurora, la bella addormentata nel bosco, che la fata dovrebbe essere Maleficent, quella cattiva. Però in realtà qua lei non è cattiva, è soltanto molto sola e quindi è un po', cioè, triste perché è sola, però sta con un corvo, siamo con un corvo che si chiama Bill, bel becco Bill, scusate, questo è il suo vero nome. Lei si chiama Grimbleshanks, wow, oh, che bel nome, Grimbleshanks. E lei un giorno hanno invitato tutte le 12 fate belle, buone, le fate buone, a il battesimo di Aurora, la bella addormentata nel bosco, di Aurora, ma lei non è stata invitata. Ma come? No, non è stata invitata perché credo che lei è cattiva, non si invita mai, no, perché bla bla. Che però era la tredicesima. Infatti il 13 di solito dicono che porta sfortuna, ma in realtà non è vero. Cioè, non è vero, è una stupidata che il 13 porta sfortuna. Cioè, magari se porta un po' di sfortuna fa lo stesso, ma secondo me non è vero. Cioè, e poi non è solo che perché è la tredicesima non devono invitarla, poverina. Infatti, così lei si arrabbia un sacco e va alla festa, al battesimo. Ricordo il film che va e lancia la maledizione su Aurora. Cioè, esatto. che lei, poverina, non aveva fatto niente, era una bambina, poverina, piccola, indifesa. Esatto. Cioè, non è appena nata, era il battesimo. Comunque, sì, però, cioè. E quindi gli lancia questa maledizione che a 16 anni toccherà uno spillo. Sì, si addormenterà. Morirà. Si addormenterà. Un secondo. E morirà. In realtà dovrebbe essere. Lei ha sbagliato e non l'ha detto. Però dovrebbe morire per diventare la sua amica. Cioè, doveva morire dalla voglia di diventare la sua migliore amica, ma non l'ha detto perché si vergognava. Quindi lei ha detto soltanto di morire perché si vergognava, e poi una delle fate buone ha cambiato la maledizione e ha detto si addormenterà per 100 anni. In realtà però doveva morire, non addormentarsi per 100 anni. Ma quindi lei come morì? Voleva che diventasse sua amica? Sì, però si vergognava e non l'ha detto e quindi doveva morire, però un'altra fata ha cambiato e ha detto che si deve addormentare per 100 anni. Okay. Infatti lei, quando un giorno è il giorno della sua festa di compleanno dei 16 anni, tutti stanno preparando la sua festa e nessuno sta con lei. Così lei fa un giro per il palazzo, va in soffitta e trova Grinch, bella, Grimbleshanks, vabbè, bella, e trova la strega e gli dice chi è, si fanno un po' di domande. È una fata o una strega? Una strega fata. Ah, ok. No, un po' fata, un po' strega, non sappiamo molto. E lei, così, vuole imparare a cucire, perché lei gli ha detto una bugia, gli ha detto che stava cucendo. Lei così tocca l'ago e muore, cioè non muore, non si addormenta. Però non succede qualcosa che non era previsto, che tutto il palazzo si addormenta. Sì, come la storia vera. Quindi si addormenta la regina, si addormenta il re, si addormenta il... Mi ricordo il film. Si la guardia, io non me lo ricordo. Beh, è un po' che non lo vedi. No, ho letto il libro, quindi più o meno è così. E quindi però lei, cioè la strega, Grimbleshanks, io la chiamo Grimbleshanks, torna a casa,
pensando un po' alla cosa che ha fatto, che perché era molto, anche molto gentile lei. Non è che ha detto vai via subito appena l'ha vista, anzi gli ha detto il nome, gli ha detto chi era. Infatti lei ci è rimasta male e ha detto che, cioè, poverina, non se lo meritava questo. E però dopo un po' passano gli anni, passano 10, 20, 30, dopo passano 100 anni e praticamente lei si deve svegliare, Aurora si deve svegliare e Violetta, vi ricordate quella fata che aveva detto che dopo 100 anni si risvegliava, ha anche deciso che un principe la bacia e... Esatto. E poi c'è una cosa che fa ridere perché il suo corvo, che è il suo unico amico, poverina, dice che secondo lui è un'età un po'... è troppo piccola per sposarsi a 116 anni, perché sono passati 100 anni, quindi a 116 anni. Poi c'è la fine che non vi dico perché è davvero molto bella, però vi dico una cosa che mi sono dimenticata di dirvi. Quando lei aspetta negli anni che si risveglia Aurora, impara a suonare la chitarra. Ah. È perché il suo corvo sapeva cantare. Doveva cantare, lei ha imparato a suonare la chitarra e alla fine, vabbè, non ve lo dico, si fa delle, non ve lo dico, dovete scoprirlo. Quindi ragazzi, questo libro è un libro che fa sbragare dal ridere in alcune parti, è un po', cioè, triste, diciamo, non è triste, però... Ci sono delle parti non proprio divertenti, però è un libro che è molto divertente, però ha anche un insegnamento molto, molto bello. Serio, bello. Serio e bello. Okay. Che non si devono prendere in giro le persone, cioè non è proprio che la prendono in giro, però comunque non l'hanno invitata e poi le 12 fate la prendevano anche in giro perché non l'avevano invitata. Mm. Hanno anche inventato una canzone. Non si fa. E loro si divertivano anche e poi stavano davanti a casa sua per farle ascoltare e lei faceva finta di non sentire, ma in realtà sentiva. Non erano mica tanto buone queste altre fate. No, non erano buone per lei, anzi in realtà dovrebbe essere al contrario. Secondo me lei è più buona perché loro prendono in giro, secondo me lei non è buona perché non si fanno, cioè, queste cose ai bambini, però comunque, cioè, poverina, mi viene da dire poverina. Quindi in questo libro, questo insegnamento, che a me piace anche davvero molto, perché è vero, non si deve prendere in giro la gente solo perché non l'hanno invitata, solo perché non ha fatto questo, solo perché solo perché non ha questo. È diversa dagli altri. Infatti, solo perché è diversa dagli altri, solo perché parla un'altra lingua, non c'entra niente queste cose. Comunque, però, non si prende in giro la gente, in poche parole. Va bene. Quindi questo libro fa ridere. Un po' di tristezza in e anche un bel insegnamento. Sì, anche un bel insegnamento. Va bene. E niente, adesso è il momento di salutarci. E un saluto da me, la Penny. Un saluto da Grinchband. Ma che è un po' strano. Vabbè. La tredicesima fata. Sì, un saluto dalla tredicesima fata. E niente, ciao al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.